Il telegiornale del Nord-Est, ben ritrovati con l'informazione di Telepordenone in diretta dai nostri studi. In primo piano lo sciopero nazionale del mondo della scuola, le organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, CONSAL e Gilda UNAMS si sono unite per chiedere, tra le altre cose, lo stralcio del nuovo decreto legge del governo in materia contrattuale, il rinnovo del contratto ormai scaduto, l'incremento dell'organico dei collaboratori scolastici e l'equiparazione retributiva del personale scolastico agli altri dipendenti statali. Faremo quindi il punto su quanto emerso anche nel corso della manifestazione di questa mattina a Udine. E ancora, Sacile e Pordenone sono tra i comuni più virtuosi in regione in materia di buone pratiche per la riduzione dei consumi di risorse e di energia e di lotta ai cambiamenti climatici. Il capoluogo della destra Tagliamento si è aggiudicato il primo posto agli Energy Awards del Friuli Venezia Giulia 2022, un salto di qualità rispetto al 2019, ha detto l'assessora all'urbanistica Cristina Amirante. Traffico pesante sulla Pontebana, abbiamo cercato di capire con l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti quali siano le possibili soluzioni per un problema che colpisce soprattutto certi snodi come Casarsa della Delizia. L'assessore ha commentato: per rimodulare davvero il tracciato della statale è giusto che lo Stato intervenga con dei finanziamenti. Avremo anche una ricca pagina culturale e sportiva. Ovviamente attendiamo ospiti in studio, ma adesso lascio la linea ai colleghi per le loro anteprime. Un cordiale saluto anche dalla nostra redazione di Udine, Gorizia e Trieste. Tante anche oggi le notizie che approfondiremo nel corso di questa nuova edizione del nostro telegiornale. Continuano gli incidenti nelle strade delle Friuli Venezia Giulia. Due tragedie si sono consumate in meno di 24 ore. Lungo la ferrata a Varmo questa mattina ha perso la vita il conducente di un utilitario. Ancora nella giornata di ieri in Strada Nuova verso Opicina ha perso la vita il conducente, un 32enne di una due ruote, si è schiantato contro un mezzo pesante. E ancora lutto per la scomparsa di Boris Pahor, con lui se ne va un testimone della storia del Novecento. Tanti chiaramente i messaggi di cordoglio che sono arrivati e stanno arrivando in queste ore. E in mattinata a Udine è stata presentata la nona edizione della Notte dei Lettori, presente anche l'assessore, un assessore comunale di Spilimbergo, Anna Bidoli. Aspettiamo un ospite in studio, Cristian Sergo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Tante chiaramente anche le notizie che arriveranno dalla nostra redazione. Adesso linea al collega del Veneto per i saluti. Un saluto anche dalla nostra redazione del Veneto. Vendita online di scarpe falsificate, in particolar modo di sneakers, operazione della Guardia di Finanza di Treviso, due persone denunciate, la merce veniva venduta anche grazie ai social network, acquirenti in diverse zone del Triveneto, tra cui anche dal Pordenonese, multe per chi comprava dai 100 ai 7.000 euro. Una nuova coscienza sul cibo e soprattutto sugli sprechi, la ricetta questa di Andrea Segre, agronomo ed economista italiano, che ai nostri microfoni spiega come fronteggiare uno dei nemici più forti dopo la pandemia e durante la guerra, l'emergenza cibo. Dopo la parentesi di maltempo torna il gran caldo a nord-est, temperature oltre i 30 gradi. Ma sulle spiagge le mareggiate hanno lasciato il segno, ne parleremo nel corso del notiziario. Ospiti come sempre in arrivo in studio, linea che può tornare a Pordenone.
Apriamo il telegiornale con la cronaca, due incidenti mortali a meno di 24 ore di distanza sulle strade del Friuli Venezia Giulia. Questa mattina lungo la ferrata a Varmo ha perso la vita il conducente di un'auto rimasto incastrato nell'abitacolo e poi ieri sera lungo la strada nuova per Opicina ha perso la vita un trentenne Ares Beorchia che viaggiava in sella al suo scooter che si è scontrato con un'utilitaria. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di Edoardo Anese. Due gli incidenti mortali che hanno visto protagoniste le strade del Friuli Venezia Giulia. Entrambe le tragedie si sono verificate a meno di 24 ore di distanza l'uno dall'altra. Uno si è verificato questa mattina intorno alle ore 11 lungo la ferrata all'altezza del comune di Varmo. L'altro incidente invece si è verificato ieri sera intorno alle 20 a Trieste lungo la strada nuova per Opicina. Ha perso la vita un trentenne che viaggiava in sella alla sua due ruote. Questa mattina una Golf si è scontrata contro un camion che procedeva nella direzione opposta di marcia, come detto, lungo la ferrata all'altezza del comune di Varmo intorno alle 11. Lo schianto semifrontale è stato violentissimo, sono stati inutili i soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari giunti sul posto in breve tempo con il supporto anche dell'elisoccorso regionale. L'uomo alla guida della Volkswagen è morto sul colpo, incastrato tra le lamiere contorte della sua vettura. Cause dinamiche del sinistro sono al vaglio dei carabinieri di Latisane, inevitabili chiaramente disagi lungo l'ex provinciale 95, tra l'altro già teatro di numerosi incidenti sfociati poi con tragiche conseguenze. Incidente mortale anche ieri sera a Trieste, intorno alle 20 lungo strada nuova per Opicina si è verificato un violento scontro tra una due ruote e un'utilitaria, una Fiat. Nell'impatto non c'è stato nulla da fare per il trentenne che viaggiava in sella allo scooter. Ferito in modo grave anche il conducente della vettura, trasportato d'urgenza all'ospedale Cattinara. Sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco e la polizia locale che ora stanno chiarendo le cause della tragedia. Vendita online di scarpe e sneakers falsificate, bloccata dalla Guardia di Finanza una rete di commercio, due persone denunciate nel Trevigiano, acquirenti multati anche nel Pordenonese. Alessio Conforti. Scarpe e sneakers di un noto marchio italiano contraffatto vendute online a quasi 300 euro in meno del prezzo normale. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza che nelle ultime ore ha denunciato due trevigiani per ricettazione e contraffazione. La coppia avrebbe utilizzato un account Facebook e un canale Telegram dove era possibile ottenere il book fotografico della merce. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, le sneakers erano commissionate dagli indagati a fornitori con sede in Cina che le spedivano a Treviso dopo averle personalizzate in base alle richieste. Dopo il pagamento i clienti le ricevevano direttamente a casa tramite corriere. Gli acquirenti sono stati individuati in varie province, Bari ma anche Padova, Pordenone, Treviso, Venezia, Udine, Vicenza e Pesaro Urbino. Tutti hanno ricevuto una multa che va da 100 a 7.000 euro per incauto acquisto di merce contraffatta. Nell'abitazione dei due trevigiani la Guardia di Finanza ha sequestrato merce già pronta per la spedizione e i telefoni utilizzati per la gestione online della rete di commercio. Un paio di scarpe solitamente costa attorno ai 500 euro e si potevano avere a 200 euro. L'operazione è nata a seguito della denuncia presentata dall'azienda proprietaria del marchio. Bivaccava fuori l'Auditorium Concordia a Pordenone, il questore ha emesso il provvedimento di Daspo Urbano con divieto di accedere per 12 mesi in città nei confronti di un 39enne pakistano identificato più volte dalla squadra volante. Disposti altri 4 fogli di via con divieto di ritorno per 3 anni nel comune di Sacile ad un 45enne residente nel Trevigiano, un 21enne ed un 20enne di Mestre e ad un 45enne residente in provincia di Padova con divieto di ritorno nei comuni di Aviano, San Quirino e Cordenons. I provvedimenti sono stati emessi come risultato dell'attività di controllo del territorio effettuate dalla Polizia di Stato di Pordenone con l'impiego di equipaggi del reparto prevenzione crimine Veneto di Padova. Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'immigrazione clandestina e reati
contro il patrimonio. In totale tra i comuni di Aviano, Sacile, Fontanafredda, Porcia, Roveredo Impiano, Cordenons, Fiume Veneto e Zoppola sono state controllate 176 persone, 71 veicoli e 9 esercizi pubblici. Sciopero nazionale nel mondo della scuola, adesione trasversale in regione, molte le scuole chiuse anche nel pordenonese, tra cui il liceo artistico Galvani. 8 su 10 classi della primaria Gabelli non hanno fatto lezione. Il servizio. Sciopero generale del mondo della scuola oggi 30 maggio, a pochi giorni dalla fine dell'anno scolastico. Quali erano i motivi al centro di questa mobilitazione? I motivi sono tanti, elencarli sarebbero troppi, ma diciamo quelli principali: rinnovo del contratto di lavoro da 4 anni scaduto, i reclutamenti a scuola, i concorsi eccetera, che sono obsoleti, che non rispondono a quello che serve alla scuola, la formazione del personale, che così fatta praticamente si prendono soldi dagli stessi salari dei docenti per pagare qualcosa che dovrebbe essere dovuto dallo Stato, e gli organici nelle scuole, che non possono essere così, sia del personale docente che del personale ATA, sono troppo pochi. Già la pandemia ha messo in evidenza quelle le difficoltà delle scuole, che c'è la necessità di una revisione, che c'è la necessità di un progetto sulla scuola. I ministri, il governo, ma anche tutti i parlamentari dicono che la scuola è il motore del paese, ma questo motore del paese è senza la benzina, praticamente siamo senza le risorse. Quindi che cosa vi aspettate dall'esito di questa mobilitazione generale, e se avete qualche dato sull'adesione allo sciopero in regione? Abbiamo segnalazione di una grande aderenza allo sciopero. Molte scuole hanno chiuso, molti plessi sono chiusi, ad esempio il liceo artistico Galvani ha chiuso completamente, per dirne una, alla Gabelli 8 classi su 10 non sono in classe, appunto perché il personale è in sciopero. I segnali sono veramente molto molto incoraggianti. C'era una manifestazione anche a Udine che, pur limitata per il posto dove eravamo e non abbiamo potuto fare pubblicità, diciamo, della manifestazione, c'erano oltre 200 persone davanti alla prefettura di Udine. Ma ci aspettiamo che il governo ci ascolti, che metta in pratica quello che dice. Se si dice che la scuola ha bisogno di risorse, se si sostiene che la scuola è il motore per la ripartenza di un paese, che la scuola è importante ed è fondamentale, bisogna essere conseguenti, bisogna fare degli atti conseguenti, e gli atti conseguenti non possono essere 10.000 tagli di cattedre, non possono essere tagli del personale ATA, non possono essere mancanza di risorse del personale, non possono essere senza gli organici le scuole. E ci aspettiamo anche che il governo ritiri quell'intervento che fa attraverso un decreto legge senza appunto sentire le organizzazioni sindacali e il personale della scuola. È una modalità che è assolutamente inaccettabile, che prevarica il contratto del lavoro, appunto, che è da rinnovare, ma lo prevarica e in più impedisce qualsiasi confronto. Si decide per legge il futuro della scuola senza avere nessun tipo di contrattazione con le organizzazioni sindacali che rappresentano il personale della scuola. Stamane anche l'incontro con il prefetto a Udine, che cosa è emerso? Allora, oltre ovviamente alle rivendicazioni nazionali, abbiamo esposto al prefetto quelle che possono essere le ricadute sulla nostra regione. La edilizia scolastica, delle risorse sono state messe. Bene, ma non bastano le risorse nell'edilizia scolastica se poi non hai il personale che non ci lavora all'interno. La ricaduta in Friuli Venezia Giulia è questa, che manca personale. Svuotiamo le scuole periferiche, svuotiamo le scuole di montagna. Noi abbiamo un territorio di montagna che va mantenuto. Deve essere mantenuto, perché deve essere ripopolata la montagna. La scuola è un'istituzione che fa mantenere le persone, i cittadini in quei luoghi.
Se noi gliele togliamo perché facciamo i conti solo sui numeri, i conti numerici, svuotiamo ulteriormente i paesi che sono già vuoti. Noi dobbiamo ripopolare quelle zone. E qui in Friuli Venezia Giulia, per l'applicazione di questi decreti, arrischiamo il baratro. È tornata a trovarci Chiara Daggiau, consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per il Partito Democratico. Grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi dell'invito, buonasera. Abbiamo visto prima, insomma, mobilità a livello nazionale per il mondo della scuola che ha scioperato, tanta l'adesione anche in regione e nel pordenonese. Uno dei motivi per cui è stato indetto questo sciopero è il decreto 36 del governo e soprattutto in materia contrattuale per il personale scolastico. Che proposte ha il PD per migliorare questa situazione dei lavoratori della scuola? Certamente il problema principale di cui si dibatte in questi giorni è proprio il decreto 36, che è il decreto che è stato emanato per adempiere, questo va ricordato, per adempiere a uno degli obiettivi fondamentali che ci vengono chiesti per ottenere i soldi del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza. Quindi la scadenza ultima entro cui quel milestone deve essere raggiunta è entro il mese di giugno, e quindi la fretta che il governo ha messo e il decreto è imposto anche da queste scadenze, perché c'è in ballo qualche cosa di sostanzioso. Oggi siamo all'approvazione del decreto, che è stato pubblicato il 30 di aprile. Il decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, adesso comincia il suo iter a partire dal Senato, e quindi possono essere fatte delle modifiche. I sindacati, per alcuni versi molto giustamente, lamentano il fatto di essere stati poco coinvolti nella prima fase e richiamano l'attenzione su un'altra necessità, che è quella del rinnovo del contratto. Ecco, il decreto non si occupa del contratto, perché il contratto è materia sindacale ovviamente, il contratto però si occupa di ciò che è la formazione iniziale per accedere alla professione di insegnante e delle modalità di reclutamento per risolvere il problema annoso, eterno quasi, del precariato, e garantire insegnanti di qualità e insegnanti presenti nella scuola ai nostri ragazzi. Ci sono delle difficoltà, cerco di elencarle in maniera semplice e così evidenziando anche gli interventi migliorativi che il PD, dopo aver incontrato i sindacati, ed è l'unica forza governativa che a livello nazionale ha incontrato i sindacati, ha cercato di mettere a punto. Innanzitutto un problema: adesso il nuovo percorso prevede che chi vuol fare l'insegnante ottenga 60 crediti formativi, si tratta quasi di un anno di università, diciamo, che servono ad aggiungere delle competenze pedagogiche e didattiche a quelle che sono le competenze delle singole materie, chiamiamole così. Ecco, allora c'è un problema, e questi crediti consentono di ottenere l'abilitazione e poi poter fare il concorso per andare in ruolo, e dopo il ruolo ci sarà un altro anno di prova, alla fine della quale si entra definitivamente in ruolo. Che cosa succede? Che mettere questo criterio fa sì che una serie di persone, i cosiddetti precari, e purtroppo precari ce ne sono di tante qualità perché i percorsi sono cambiati nel tempo, rischino di restare fuori. Allora il Partito Democratico propone un emendamento per cui sia per i precari che hanno fatto i 36 mesi di servizio e che non sarebbero contemplati nella versione attuale del decreto, si preveda una prova concorsuale specifica che valorizzi questa loro esperienza e quindi li chiami a fare una lezione simulata che mette proprio alla prova concreta le loro competenze, ma anche non solo di contenuti della materia, ma anche proprio della didattica, quindi metodologiche. Quindi un concorso a parte, e dopo entrano nel percorso di tutti gli altri. Poi quei docenti invece che hanno fatto i 24 crediti formativi che erano il requisito precedente, ecco, per questi si consente che nei prossimi 2 anni, che è la fase transitoria, possano accedere
quelli che li hanno già fatti perché rientravano in un sistema precedente, anche in quelli che sono in questa fase transitoria, quindi senza dover fare i 60 o i 30 crediti formativi. E questo è già un passo avanti. L'altra cosa che mi sembra importante da Purtroppo le dire, chiedo sì, di arrivare alla sono conclusione. velocissima. Che il Partito Democratico è perfettamente d'accordo che ciò che è materia contrattuale debba restare non a discrezione del Parlamento, del Senato e del Governo, ma la contrattazione che viene fatta con le parti sindacali. Per cui, ecco, questo credo che sia un elemento molto importante da dire, a ciascuno il suo ruolo, ovviamente con l'obiettivo comune di garantire qualità alla scuola. Ultimissima cosa. Il Partito Democratico con un emendamento chiede che tutte le risorse che vengono liberate a causa del calo demografico restino all'interno della scuola, per cui si possa mantenere gli insegnanti di potenziamento che diversamente rischierebbero di essere tolti dalla piazza, diciamo. È sicuramente un tema su cui varrà la pena ritornare. Intanto ringrazio Chiara Dagiau per essere stata con Grazie a noi. voi, Grazie. buonasera. Lutto per la scomparsa di Boris Pahor, con lui se ne va un testimone diretto delle principali pagine di storia del Novecento, tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando anche in queste ore. Sentiamo. Si è spento all'età di 108 anni Boris Pahor, scrittore triestino di lingua slovena. Con lui se ne va un testimone chiaro e diretto delle principali pagine del Novecento. Pahor era sopravvissuto alla Spagnola, che invece portò via l'amata sorella, alle persecuzioni fasciste, alla guerra in Libia, 5 dilagher al sanatorio francese, dove trascorse 1 anno e mezzo perché malato di tubercolosi. Aveva vissuto una vita piena, difficile, contrassegnata dalla violenza, dai contrasti del secolo breve, ma anche ricca di successi internazionali grazie alle sue opere che testimoniano il suo vissuto. Nato nel 1913 a Trieste, allora porto principale dell'impero asburgico, quando governava Francesco Giuseppe, con la sua vita e i suoi racconti ha attraversato tutto il Novecento, dalle prime persecuzioni della minoranza slovena allo squadrismo fascista fino alle guerre mondiali, ai campi di sterminio nazisti, dove fu deportato. Il 13 luglio 2020, in occasione della storica visita del presidente Sergio Mattarella e del suo omologo sloveno Borut Pahor, era stato premiato con la doppia massima onorificenza italiana e slovena. Tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore che stanno tuttora arrivando in ricordo della grandezza di Boris Pahor. Il governatore Massimiliano Fedriga, a nome dell'amministrazione regionale, esprime cordoglio per la scomparsa di Pahor, intellettuale che ha trasformato la propria drammatica esperienza personale in testimonianza utile a comprendere le tragedie del Novecento. Cordoglio arriva anche da Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, un testimone straordinario del Novecento che ne ha vissuto e raccontato tutte le tragedie, dall'odio etnico ai lager fino alla compressione della libertà esercitata dalle dittature. Si è battuto da sempre, conclude, contro ogni discriminazione del diverso, lui che si considerava figlio di nessuno, come il titolo della sua autobiografia. Siamo in compagnia di Angelo Bortolus, candidato a sindaco ad Azzano Decimo con la coalizione di centrodestra. Grazie per essere in nostra compagnia. Proseguono Grazie a voi e buonasera a tutti. gli appuntamenti settimanali in questa campagna elettorale. Quali sono i prossimi step? I prossimi appuntamenti, la ringrazio di questo spazio per poter aggiornare tutti i cittadini e le cittadine di Azzano Decimo su quelli che sono i prossimi appuntamenti. Il primo domani sera alle 20:30 presso l'ex latteria di Cesena, nella località Cesena, e incontreremo i cittadini per la presentazione appunto del nostro programma e della lista di tutta la nostra coalizione che mi sostiene quale candidato a sindaco per le elezioni comunali del 12 giugno 2022. Proseguiremo poi mercoledì 1 giugno, sempre alle 20:30 alla Casa dello Studente di Azzano Decimo, dove presenteremo il programma e probabilmente interverrà anche il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, che ci illustrerà quali sono le iniziative già finanziate dalla Regione per potenziare il nostro distretto della salute.
Quindi sarà una serata sicuramente interessante per capire lo sviluppo di Azzano Decimo da quel punto di vista. Gli appuntamenti proseguono poi, visto che venerdì, anzi giovedì è festa, sabato 4 giugno ci troveremo presso il punto vendita del panificio Vazzoler Massimo a Tiezzo di Azzano Decimo alle ore 20, dove faremo una grande festa. È stata organizzata dalla sezione della Lega di Azzano Decimo e probabilmente ci sarà da mangiare, bere, musica, ci divertiremo, ci confronteremo con tutti i cittadini che vorranno partecipare, spero siano numerosi, anche sul come affronteremo questi 5 anni di mandato, sempre in contatto con i cittadini. Probabilmente interverrà anche il nostro presidente Massimiliano Fedriga, presidente della regione, e forse anche Matteo Salvini, l'onorevole Matteo Salvini. Quindi insomma sì, ancora una un volta si parterre de rois, presentano, come esatto, i diciamo pezzi da 90, come si suol esatto, sì, non dire. so perché, ma vengono tutti a sostegno della mia candidatura, si vede che esprime un po' di fiducia, ecco. Ecco, un chiarimento che volevo chiederle, visto quanto sembrava emerso dal dibattito che si è tenuto con gli altri candidati sindaci sul progetto Pra dei Fiori, da quanto è stato riportato, insomma, dal un quotidiano locale, sembrerebbe che lei fosse l'unico candidato che rimaneva possibilista su questo progetto. Vuole Sì, chiarire un po' la sua posizione? in effetti c'è stato un fraintendimento, probabilmente il giornalista ha interpretato male quello che io ho detto e che comunque tutti i cittadini presenti al Teatro Mascherini hanno potuto sentire con le loro orecchie, che io ho chiuso dicendo che per me il Pra dei Fiori rimane un prato. Il progetto iniziale che è stato abbandonato più di 10 anni fa non ha più motivo di esistere perché ci sono state delle evoluzioni con l'Interporto che nel frattempo è decollato per le questioni logistiche per le quali era deputato il progetto di Pra dei Fiori originale, per cui non c'è più motivo di pensare che ci sia la necessità di fare qualcosa in Pra dei Fiori. È stata forse fraintesa la mia battuta che ho detto che comunque Pra dei Fiori, che sembrava toccassimo i Magredi o altri siti naturalistici o peggio tutelati dall'UNESCO, io ho fatto questa battuta dicendo che sono campi come sono stati molti altri campi che sono stati destinati alla realizzazione, per esempio, della nostra zona industriale, che è una bellissima zona industriale, adesso va rivalutata e noi lo rifaremo perché è un po', diciamo, in situazioni degradate, ma come molti altri insediamenti che sono stati, che hanno preso il posto delle campagne, ma per lo sviluppo di una città che è indispensabile e doveroso. Grazie allora ad Angelo Bortolus per essere stato con noi e l'aspettiamo anche la prossima settimana nei nostri studi. Grazie Grazie. a voi e buonasera a tutti. Traffico pesante sulla Ponte Bana. Abbiamo cercato di capire con l'assessore regionale alle infrastrutture, Graziano Pizzimenti, quali siano le possibili soluzioni per un problema che colpisce soprattutto certi snodi come Casarsa. Per rimodulare davvero il tracciato della statale, ha dichiarato l'assessore, è giusto che lo Stato intervenga con dei finanziamenti. Sentiamo. Quando si pensa alla statale 13 si pensa molto al problema del traffico pesante e Casarsa è tra i paesi più colpiti. Lei oggi è qua in visita. Che soluzioni pensa che ci possano essere? Casarsa è certamente il nodo più importante dal punto di vista del traffico di tutta la Ponte Bana. Certo è che la sfortuna di avere un paese che è tagliato da più strade, di fatto, oltre alla 13, perché poi c'è da nord e sud arrivano poi a Casarsa, da est a ovest arrivano a Casarsa, c'è ancora un semaforo in mezzo al paese, quindi è uno snodo importante e anche di difficile soluzione. Ci sono due soluzioni, una nel lungo periodo, che potrebbe essere uno studio che è stato già presentato, ma che può essere ovviamente rivisitato, rivisto a seconda di quelle che sono le soluzioni, che poi nel confronto con le amministrazioni comunali di solito vengono fuori. La seconda, più in breve periodo, che potrebbe essere quella di una segnaletica che diano delle soluzioni immediate, però questa segnaletica comporta anche un'attività non solo
tra comune e regione, ma tra comuni e regione, per cui dobbiamo studiarla, vederla e spostare il traffico pesante in una strada completamente diversa rispetto a questa. Strada statale, ma di gestione della regione. Sì, la cosa fatto... un po' particolare anche questa, perché la 13 è una strada statale a tutti gli effetti. Solo che c'è stata una convenzione, che noi rispettiamo, che è giusto, forse anche così, in cui la regione gestisce questa strada. Per cui il famoso sfalci, rotatorie, asfaltature, fa tutto la regione a proprie spese. Dall'altro canto però noi chiediamo come regione, nel momento in cui andiamo a intervenire in una rimodulazione di una statale, quindi rivisitazione di quello che potrebbe essere il tracciato della statale, per cui ci sono anche investimenti importanti, è giusto che lo Stato ci aiuti, ci intervenga con il finanziamento. Ed è quello che stiamo chiedendo all'Ministero. Ci spostiamo ora in Veneto con l'ospite in compagnia del collega Alessio Conforti. A voi la linea. Maria Teresa Rette, consigliera comunale a Porto Gruaro, consiglio comunale che resta, insomma, ed è all'ordine del giorno in un momento in cui insomma la minoranza più volte ha fatto emergere la situazione che regna all'interno della maggioranza stessa. Qual è la sua posizione, che abbiamo sentito anche in consiglio comunale abbastanza forte? Sì, intanto buonasera a tutti e invito, peraltro colgo l'occasione, invito i cittadini che vogliono seguire il Consiglio Comunale, perché io credo sia sempre interessante e importante poi sentire quello che accade. Si può sentire sia in diretta sia nei giorni successivi, basta andare sulla pagina del Comune di Porto Gruaro, anche su YouTube. E non è che la minoranza, o meglio l'opposizione, a sottolineare lo stato di salute della maggioranza, è la maggioranza stessa che insomma non perde occasione per dei distinguo interni, a volte più diplomatici, a volte meno, come insomma l'astensione o il voto contrario su documenti molto importanti come l'aggiornamento delle opere pubbliche e il DUP. Quindi qual è la nostra posizione, o la mia, quella che ho espresso in consiglio comunale? È il fatto che la maggioranza è palesemente in grande difficoltà. Ora si è risolta l'ultima questione con la presentazione di 3 emendamenti sostanzialmente inutili, nel senso che non modificavano il quadro finanziario e non modificavano nessun progetto. Il punto è quale sarà il prossimo tema su cui la maggioranza si spaccherà, perché io ricordo che ci sono delle nomine molto importanti di enti molto importanti i cui bandi sono scaduti da un pezzo e sono, cioè, una proroga che non credo nemmeno sia così corretta. Quindi il sindaco probabilmente attende di nominare questi di fare queste nuove nomine, perché non c'è un accordo interno. Sarà un impasto di giunta, secondo me. Allora, io credo che ci siano alcune posizioni ormai palesi, ci siano delle assenze molto pesanti, sono almeno 2 o 3 consigli comunali che lo stesso vice sindaco non si presenta in consiglio comunale, tra l'altro 2 consigli comunali estremamente importanti come abbiamo letto, e quindi insomma credo che sia sicuramente un tema all'ordine del giorno della maggioranza, e vedremo, nel senso che il vice sindaco ovviamente è il vice del sindaco, colui che dovrebbe farne le veci quando il sindaco non c'è per motivi istituzionali o di viaggi. Recentemente c'è stato il viaggio per il gemellaggio, e quindi è una figura molto importante che credo dovrebbe essere presente, non dico H24, ma quasi, in città e nel palazzo. Comunque, tornando a noi, quale sarà il prossimo tema su cui si scontrano? Un contributo che arriva, a quale opera pubblica destinarlo? Mi sembra ci siano posizioni molto diverse in merito alle priorità che i vari gruppi della maggioranza credono di portare avanti, insomma. Quindi la situazione è sicuramente complicata, ma vede, al di là dello spettacolo, io credo politicamente molto triste. Il punto è che è Porto Gruaro che ne fa le spese, perché siamo immobili, e non lo dico io, guardi, lo dicono gli stessi componenti della maggioranza in consiglio comunale. Lo stesso ex sindaco senatore, ma certo, detto pubblicamente. Che Porto Gruaro è immobile, perché ad oggi, dopo 2 anni di legislatura, le grandi opere, le grandi promesse non sono state minimamente concretizzate. Ma per esempio dico l'asilo nido, che non è nemmeno presente nel quadro finanziario che ci hanno presentato, non abbiamo visto un progetto di fattibilità, ne abbiamo solo sentito parlare, mentre sono state finanziate opere che, appunto, a detta dello stesso ex sindaco, non vuole nessuno, come il ring.
Ci torneremo. Certo, grazie. Grazie, buonasera. Linea Pordenone. Una nuova coscienza sul cibo e soprattutto sugli sprechi. È la ricetta di Andrea Segre, agronomo ed economista italiano, che spiega come fronteggiare uno dei mali più grandi nati dopo la pandemia e la guerra, l'emergenza cibo. Alessio Conforti. Sviluppare una coscienza alimentare nuova che parta da un presupposto, essere consapevoli di ciò che si mangia e soprattutto di ciò che si spreca. Andrea Segre, agronomo ed economista italiano, ordinario all'Università di Bologna, è stato ospite a Zero Waste Talk a San Donà di Piave per Terre Evolute, Festival della Bonifica. Il nemico numero uno a causa della pandemia e della guerra in Ucraina è l'emergenza cibo. Questo terzo di ciò che si produce, che non arriva ai nostri piatti a livello globale, oggi in una situazione drammatica di crisi alimentare dovuta al conflitto ucraino-russo da una parte e dall'altro la coda della pandemia che comunque è ancora in corso, è veramente, diciamo, ci deve fare riflettere, e forse il primo comandamento laico in questo momento dovrebbe essere non sprecare, poi ovviamente cercare anche di risolvere gli altri problemi. A livello italiano siamo sui 500 e passa grammi a settimana pro capite, sono circa 30 kg all'anno. Per dare un raffronto, negli Stati Uniti è 3 volte di più, in Canada è quasi il doppio, siamo il paese che spreca di meno. Questo ci deve rendere anche così contenti, però se poi andiamo a vedere cosa ci sono in questi 500 e passa grammi a testa, troviamo la frutta, la verdura, il pane, il latte, le uova, quindi dobbiamo non sprecare anche noi, anche se siamo un po' più virtuosi degli altri. E qui con noi questa sera Raffaele Padrone di FSP Polizia, grazie per essere in grazie, nostra compagnia. Grazie Tania, grazie ai telespettatori. L'argomento che volevo toccare oggi era un po' il disagio giovanile che si è manifestato, si manifesta insomma quasi quotidianamente in modi diversi. Visto che lei è anche stato con il ciclismo nelle scuole, ha visto qualcosa anche a livello di bullismo, comunque come si pongono i giovani scolari insomma? Ma guardi, l'argomento è interessantissimo e delicatissimo. Sì, in effetti Pordenone alle cronache dei giornali, insomma, ci sono stati, lamentano che ci sono stati questi episodi, ci sarà un incontro anche con il prefetto e con chiaramente le istituzioni. Parliamo di un argomento, ripeto, delicatissimo, che era portato a quello che era una volta, cioè la distinzione tra la presa in giro che esiste, che è sempre esistito, a quella del bullismo invece, che si trasforma poi in cyberbullismo quando parliamo di internet, e diventa un argomento serio, delicato, che la Polizia di Stato ha sempre trattato, proprio nei casi poi che si sono verificati, non solo a Pordenone ma con una gravità particolare in altre città d'Italia, dove veramente abbiamo visto in filmati pestaggi per un cellulare, pestaggi per una sigaretta, pestaggi per un rifiuto a un saluto. Quindi bisogna fare distinzione, ripeto, a quello che è questo e quello che sono le semplici prese in giro. Come si può prevenire questo, ecco, io, diciamo, come, portarlo allo stato estremo, quindi? Guardi, io, come diceva lei, sono stato nelle scuole primarie a Pordenone per 2 mesi e mezzo con l'attività sportiva, l'attività motoria, insegnando ciclismo, i primi approcci che un ragazzo, che un bambino ha con la bicicletta. E io ho notato effettivamente 2 cose, che innanzitutto non è come si dice che non c'è la socializzazione o l'amicizia tra i ragazzi. Ho visto che questi bambini si aiutano, questi bambini hanno l'attenzione se un bambino ha un colore diverso di pelle. Devo dire la verità, in queste scuole che ho frequentato ho notato questo. Però voglio dire che
da qua a divenire, quando parliamo di bullismo, diventa una cosa sociale veramente grave. Lì anche io ho visto delle sentenze dove gli insegnanti sono stati denunciate, accusate, perché il primo acchitto avviene innanzitutto nella famiglia, perché bisogna controllare i ragazzi se non hanno avuto, se hanno questa non chiara volontà di frequentare gli amici, di andare a scuola, di andare in classe, quindi porre attenzione magari anche a delle particolari che ne so, lesioni sul corpo del bambino, ma soprattutto le insegnanti sono state, hanno chiaramente colpa vigilante se viene a mancare l'attenzione di questo, perché facciamo, il bambino passa più ore oggi in aula che a casa, certo. Perché con questi orari ho visto che i bambini stanno lì dalle 8 alle 5 del pomeriggio, 4 e mezza del pomeriggio, quindi diciamoci la verità, i bambini non sono più come quelli di una volta che andavano all'asilo o a scuola e tornavano a casa. Oggi le mille attività portano il bambino fuori di casa, quindi l'attenzione sì degli insegnanti, ma anche nei genitori. È una, dicevo, all'interno della nostra società è una piaga, ecco, chiamiamola sì. Così, piaga, perché esiste, molto delicata. Direi che può portare alla costruzione invece, come diceva lei nella sua domanda, a una degenerazione del portare, che ne so, alla costituzione di piccole bande. Sì, quelle che si chiamano baby gang. Baby gang, e quindi queste, poi è da lì un passo diventare delinquente, da lì un passo, ecco, veramente finire in qualche casa circondariale per minori. Certo. Dispiace sempre perché parliamo di minori, quindi io credo che l'attenzione prima nei genitori, poi negli insegnanti, che sono quelli che effettivamente, come dicevo prima, purtroppo guardano e vedono i bambini per tante tante ore. Io mi auguro che a Pordenone non si... Ci sono stati, è vero, dei pestaggi, anche, vede, l'educazione deve essere posta dai genitori e dagli insegnanti proprio nei bambini disabili. Nei confronti dei bambini disabili dobbiamo raccontare ai nostri figli come ci si comporta, perché se un bambino non è normodotato, e non ha la possibilità di autismo, immagino si riferisca al pestaggio. Esatto, mi riferivo a questo pestaggio. Quindi dobbiamo insegnare l'educazione ai bambini, il rispetto verso le persone adulte. Guardi che io proprio, e concludo perché veramente è un argomento molto, molto lungo, molto delicato. Io insegnando mi sono reso conto delle risposte che danno questi bambini. C'è da lasciarti a bocca aperta. Mm-hmm. Cioè, voglio dire, una volta, non dico il maestro, ma l'adulto era rispettato. Non c'è più rispetto verso le persone adulte. Al di là che adesso ti chiamano per nome, maestro Raffa oppure solo Raffa, ma è piacevole. Ma attenzione, è un passo a non insegnare educazione. È un passo, ripeto, a questa formazione di questi gruppi che potrebbero poi sfociare veramente nella fenina pedale di un bambino che poi diventa chiaramente maggiorenne. Certo. E sappiamo come funzionano le nostre carceri, lo sappiamo, non c'è una rieducazione al sociale né degli adulti, figuriamoci dei minori. E poi diventa veramente difficile, Tania, tornare indietro e rimediare agli errori dell'infanzia. Quindi facciamo maggiore attenzione come genitori, facciamo maggiore attenzione come gruppo insegnanti, alle forze dell'ordine, agli uffici delle squadre per i reati dei minori ci sono, andiamo a parlare subito con i colleghi delle squadre, degli uffici dei minori,
per chiaramente risolvere, eventualmente cercare di capire, di vedere se Bene. effettivamente le cose non vanno come devono andare per il verso giusto. E avremo modo di tornare sull'argomento. Intanto grazie Raffaele Padrone Grazie, per essere stato grazie. con E noi. speriamo che non ci siano e non si verifichino più atti, Di ecco, questo di tipo, questo tipo. certo. Grazie. Grazie a voi. Sacile e Pordenone sono tra i comuni più virtuosi in regione in materia di sostenibilità ambientale ed energetica. Il capoluogo della destra Tagliamento si è aggiudicato il primo posto agli Energy Awards del Friuli Venezia Giulia 2022, un salto di qualità rispetto al 2019, ha detto l'assessora all'urbanistica Cristina Amirante. Vediamo il servizio. Sacile e Pordenone sono due comuni più, cioè tra i più virtuosi in regione in materia di adozione di buone pratiche per la riduzione dei consumi di risorse e di energia e di lotta ai cambiamenti climatici, con l'ex capoluogo di provincia che si è aggiudicato il primo posto agli Energy Awards Friuli Venezia Giulia 2022. 19 erano i comuni finalisti che si sono visti riconoscere un premio per il lavoro svolto dalle amministrazioni comunali nei diversi settori, a partire dalla mobilità sostenibile e dalle percentuali di raccolta differenziata, fino agli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Il comune di Sacile si è classificato in classe B++, grazie anche all'impegno dell'amministrazione che sta redigendo un documento programmatico che impegnerà l'ente a compiere scelte sempre più sostenibili, tra le quali la sostituzione delle lampade dell'illuminazione pubblica con quelle a LED. Per quanto riguarda Pordenone, il comune si è distinto per aver già adottato il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima e per aver implementato le piste ciclabili, la ZTL e le colonnine elettriche di ricarica, favorendo la mobilità sostenibile e per aver rinnovato il parco mezzi comunali e aumentato le percentuali di raccolta differenziata. Interventi decisivi sono stati eseguiti anche sull'illuminazione pubblica, oltre alle modifiche al regolamento edilizio e alle riqualificazioni del patrimonio edilizio in ottica di risparmio energetico, a favore della comunità che può così beneficiare di spazi e infrastrutture in cui il comfort interno è migliorato. L'assessore all'urbanistica Cristina Mirante ha accolto con orgoglio e soddisfazione questo riconoscimento che evidenzia un grande salto di qualità per l'intera città, passata dal gruppo dei secondi classificati nel 2019 al primo della prima categoria, diventando ufficialmente un comune A++. Dopo la parentesi di maltempo, da mercoledì scoppia l'estate, temperature oltre i 30 gradi sulle spiagge, le mareggiate hanno lasciato il segno. Gli esperti lo chiamano Scipione in riferimento al militare romano che condusse la fortunata campagna d'Africa contro il generale cartaginese Annibale. Meteorologicamente parlando, invece, è l'anticiclone che porterà in tutta Italia temperature roventi, a cominciare dal sud e via via verso il nord, partendo dal Mediterraneo. Si raggiungeranno punte anche di oltre 30 gradi nel Triveneto da metà settimana. Andrà ben peggio sulle isole. Il rialzo termico è iniziato da oggi, dopo qualche giorno di tregua dal caldo intenso della scorsa settimana, grazie al recente rinfresco. Il ponte del 2 giugno segna dunque un weekend in arrivo con sole e temperature estive, dopo un'ascensione con tanta gente sulle spiagge, ma con il clima non propriamente idoneo. Ciò che resta sono arenili che in alcune zone, a causa delle mareggiate, hanno riportato danni ingenti, con milioni di metri cubi di sabbia erosa dal mare, a Jesolo principalmente in zona Pineta, mentre a Bibione, nell'area centrale di Piazzale Zenit, si conta uno scalino di oltre 1 metro. La Guardia di Finanza ha dedicato 2 giornate ai ragazzi delle classi della scuola primaria e secondaria dell'Istituto Don Bosco di Pordenone per parlare loro di cultura della legalità economica e della sicurezza economico-finanziaria. Tra giovedì e venerdì scorso, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone, colonnello Davide Cardia, ha illustrato e sottolineato a oltre 400 ragazzi dell'istituto
tutto l'importanza e il valore sociale della legalità, intesa come concorso alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva e come promozione di condotte responsabili di cittadinanza attiva, evidenziando anche il forte disvalore civico di quei comportamenti che, ponendosi al di fuori di questo circuito solidale di giustizia sociale, generano iniquità sottraendo risorse per i servizi che lo Stato assicura alla collettività, soprattutto a danno delle fasce più deboli. L'ufficiale ha spiegato l'impegno profuso quotidianamente dai militari appartenenti alla Guardia di Finanza nei diversi ambiti di intervento istituzionale del corpo, dalla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, alla lotta alle falsificazioni, alla contraffazione, alla violazione del diritto d'autore, oltre alla prevenzione dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza dei finanzieri ha suscitato grande attenzione e molta curiosità, testimoniate dalle numerose domande che i ragazzi hanno rivolto al colonnello Cardia. Particolare interesse ed entusiasmo ha destato nei ragazzi la simulazione pratica di un'attività di controllo sul territorio, realizzata grazie e con l'intervento di unità cinofili provenienti dal gruppo di San Giorgio di Nogaro. Sentiamo adesso il contributo del sindaco di Valvasone Arzene, Marcus Maurmeier, che non poteva essere ospite di persona questa sera, ma ci ha mandato un video. A fronte di un'ingiustizia, almeno ritenuta tale, ogni tanto bisogna anche sapersi ribellare. E allora accade che i comuni di Clout e di Valvasone Arzene, impegnati in cordata insieme all'inizio di quest'anno per presentare un progetto sul PNRR, l'unico che era consentito ai piccoli comuni per cercare di rilanciare la cultura, l'economia e la società dei nostri paesi, è stato, dopo un'attentissima valutazione, cioè zero, cassato da parte dei funzionari nazionali. Infatti, su 1791 progetti, pare che il funzionario romano stia dando particolare attenzione alle virgole, ai punti e virgola e agli a capo, mettendo in evidenza quali sono delle criticità collegate alla semplice forma. Quando esistono anche dei principi ormai sacrosanti e riconosciuti da parte dell'ordinamento nazionale, quali il soccorso istruttorio, che dovrebbero consentire a chi ha magari dimenticato un atto o un documento di poter integrare quella che è la domanda che è stata presentata. Ecco, di tutto questo non si sente ragioni, perché oggi quello che interessa sono le tempistiche per poter evadere a quelle che sono le richieste dell'Unione Europea, perché Draghi deve portare 45 progetti approvati entro la fine del mese di giugno e pertanto non si tiene conto di quello che è il buon senso, ovvero il fatto che quando viene predisposto un progetto che richiede 2 mesi di lavoro, e così l'hanno fatto tutti i comuni, tutte le cordate di comuni che hanno partecipato al bando PNRR per i piccoli borghi, ecco, li si esclude semplicemente perché hanno magari dimenticato la delibera di giunta, magari questa delibera, come nel nostro caso, come noi riteniamo, non era neanche dovuta. E allora abbiamo predisposto insieme al nostro avvocato un ricorso al TAR del Lazio che verrà discusso in udienza domani e dal quale ci aspettiamo sinceramente che il buon senso prevalga, perché quando si chiede di far fare ai comuni i migliori progetti, si chiede un lavoro lungo mesi, è giusto che questo lavoro sia quantomeno valutato e non escluso perché manca una virgola. E ci auguriamo veramente di essere ascoltati, anche perché finora abbiamo notizia di diversi comuni che hanno subito lo stesso trattamento, però è difficile attrezzarsi, gli amministratori non sono avvezzi e usi a utilizzare i tribunali per far valere le proprie ragioni, ma in questo caso riteniamo di fare la cosa giusta non solo per Clout e per Valvasone Arzene, ma per tutti quei comuni che stanno subendo il PNRR come qualcosa che diventa veramente il grande sogno che si vede sfumare nel momento in cui ci si risveglia in un mare di burocrazia. Inaugurata il 29 maggio la mostra fotografica Danilo De Marco, un tempo in Cina, visitabile nella chiesa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento fino al 4 settembre. Scatti che raccontano la qualità umana della Cina di alcuni decenni fa, rimasti in un cassetto per oltre 30 anni, ma ora disponibili per tutti. Sentiamo. Sì, dopo 30 anni
qualcosa era già uscito, qualche immagine è stata pubblicata sui vari giornali italiani o stranieri, ma la massa delle foto è di 30-31 anni fa. Quando il CRAF mi ha chiesto se accettavo di fare questa mostra, eccetera, nel pensare cosa potevo proporre, ho subito pensato a questo. Ho rivisto la negativa, ho riguardato le foto, mi sembravano appena sufficienti e ecco, adesso la mostra è qua. È una mostra importante. Danilo De Marco nel 92 fa un viaggio in Cina, la Cina interna, la Cina verso il Tibet, la Cina rurale, la Cina dove le persone stanno davanti a una bottega, oppure giocano in un cortile, oppure trasportano l'acqua, oppure sono in mezzo a un paesaggio dilatato enorme, pieno di rughe del tempo. Ecco, il discorso di questo artista è proprio sulle rughe del tempo, cioè sulla durata delle fotografie. Le sue fotografie nascono in qualche maniera come contrapposizione a un altro racconto della Cina fatto da Henri Cartier-Bresson molto tempo prima. La mostra di Danilo De Marco, Un tempo in Cina, sono degli scatti che Danilo ha tenuto per oltre 30 anni nel cassetto, che ha voluto adesso mettere in mostra e anche raccogliere in un catalogo. È una qualità evocativa dal punto di vista umana proprio, raffigura la Cina di alcuni anni fa, ma potrebbe essere anche la Cina di adesso, rivolta verso gli ultimi, verso condizioni di vita magari umili, però che riesce nella fotografia a interpretare, intercettare sempre un momento di felicità. Sugli oltre 200 scatti sono quasi 150 le fotografie nelle quali ci sono persone che ridono nella Cina del 1991-92, e quindi questo ci dice che in qualche modo l'umanità, la capacità dell'uomo legato alla propria tradizione, perché sono scatti che ripercorrono la tradizione, e la propria comunità, la propria terra, va al di là di quella che anche, voglio dire, la condizione politica del momento, l'ideologia, quello che c'è di sovrastruttura. Cioè Danilo Marco è andato all'essenza delle persone, e le persone, se sono in qualche modo vere, se hanno un senso di giustizia, stanno bene con se stesse e sorridono, pur nella Cina del 1991. Quindi devo dire, una mostra che serve anche per i nostri momenti, per darci in qualche modo speranza, perché al di là di quello che c'è sopra, l'importante è quello che c'è dentro le persone, e Danilo De Marco l'ha fotografato in maniera impeccabile. Questa mattina a Udine è stata presentata la nona edizione della Notte dei Lettori, presente anche l'assessore comunale di Spilimbergo, Anna Bidoli. Sentiamo il servizio. Anche Spilimbergo coinvolto nella Notte dei Lettori, grande iniziativa che andrà a promuovere di fatto la cultura in tutto il Friuli Venezia Giulia. Sì, anche il comune di Spilimbergo è stato inserito all'interno di questo importante contenitore attraverso uno degli elementi che più di ogni altro contraddistingue tutto il territorio pordenonese, oltre che la città di Spilimbergo, che è il mosaico, che è proprio espressione di cultura e di grande artigianato di alta altissima qualità che ancora grazie ai nostri artigiani riusciamo a esportare in tutti i 5 continenti. Ecco, cultura li insegna anche della pace e della libertà, cosa che purtroppo, e lo vediamo anche con i fatti di cronaca odierni, non sta accadendo in tutta Europa. Oggi più che mai è importante appunto sottolineare proprio questo aspetto importante di come la cultura sia un collante tra i popoli e anche tra le diverse tradizioni. Ecco, quindi possiamo dire che di fatto Spilimbergo verrà animato di cultura. Il Spilimbergo è animato di cultura grazie anche ad una serie di iniziative che portiamo avanti, che sono calendarizzate durante tutti l'anno attraverso anche la partecipazione a importanti festival ai quali noi partecipiamo appunto aderendo al di fuori del nostro territorio, ma anche grazie ad importanti festival internazionali che proprio nella nostra città portiamo ogni anno e soprattutto quest'anno ritornano dopo il fermo imposto dalle norme Covid e dalla pandemia.
Quali sono i primi appuntamenti in programma? I primi appuntamenti sono le giornate della luce, che inizieranno proprio nella prima settimana di giugno, poi l'importante festival internazionale legato alla musica folk. Parliamo adesso di sport, perché sono in corso in questi giorni a Pordenone le finali nazionali per le categorie under 15 maschili e femminili della Federazione Italiana Pallacanestro, che animeranno le strutture sportive della città fino a domenica sera. Sentiamo. Cosa dobbiamo aspettarci da queste finali under 15 maschile e femminile disputate proprio qui a Pordenone? Coinvolgimento della città, divertimento da parte degli atleti, divertimento da chi sta dietro a questa manifestazione ovviamente. Tra poco dirò loro che devono dare semplicemente tutto quello che hanno, giocare lealmente e non perderanno mai. Questo è il messaggio che vogliamo dare. La prima finale dopo i 2 anni di pausa per il Covid, siamo qui in Friuli Venezia Giulia. Le 2 finali per il primo posto, maschili e femminili, si svolgeranno in questo palazzetto. Siamo estremamente contenti. Tante squadre provenienti da tutta Italia, c'è già qualche favorito? No, queste sono le prime finali nazionali, come dicevo, dopo 2 anni di stop completo. Nessuno conosce effettivamente il valore di queste squadre, possiamo dire che quelle più blasonate con il nome tipo Reyer Venezia, Olimpia Milano, in campo femminile Gerse, San Giovanni o Costa Masnaga possono avere quel titolo per presentarsi come favorite, ma sono tutti ragionamenti che non possiamo fare perché veramente giochiamo un po' al buio. In questi 2 anni di stop nessuno ha visto queste atlete. Anche perché sono giovanissimi. Anche perché sono giovanissimi, sono le loro prime finali nazionali. Grazie a Pordenone, grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, grazie all'assessore, al sindaco, che sono stati estremamente vicini in questa organizzazione. Guardi, è un momento che è grandioso, perché dopo una pandemia così sopportata, adesso speriamo che ci lasci, avere l'under 15 con 32 squadre, 15 femminili e 16 maschili in Friuli Venezia Giulia e poi con le finali a Pordenone il 4 di giugno, io penso che non poteva capitarci meglio di così. Quando il presidente della FIPB, che sarebbe futuro insieme per la Cresa Pordenone, il nostro presidente Zannolini, ha proposto, mi ha fatto questa proposta, l'ho portata al sindaco della Nazionale, che abbiamo subito approvato la scelta di questa manifestazione, anche perché la pallacanestro ha storia molto importante nel pordenonese, e dunque abbiamo aderito all'organizzazione di questa manifestazione. Oggi siamo qui con le squadre, domani si comincia a giocare davvero e dunque avremo una settimana praticamente di grande sport, non solo a Pordenone, in tutta Friuli Venezia Giulia. Ci sarà anche una grande partecipazione di pubblico? Assolutamente sì, perché come l'ho detto, l'Under 15 è le prime selezioni nazionali, in buona sostanza, dunque molto ammirate. E poi l'Under 15 hanno magari i genitori, i nonni e le società sportive dietro, perché sono ragazzi effettivamente proprio che iniziano a fare i primi passi nel mondo sportivo. Non vengono fatte su una città, ma sono state fatte volutamente sul nostro bellissimo territorio. Sono 32 squadre, 16 maschile e 16 femminile, con Pordenone capofila per una volta della regione. Un bellissimo evento, è una ripartenza dopo 2 anni di stop. Siamo qui in palazzetto con oltre 600 ragazzi. È uno spettacolo bellissimo. Quando un evento di questo rilievo cade nella nostra città, sicuramente non possiamo che essere presenti, soprattutto quando poi i coinvolti sono i giovani, i nostri ragazzi, il nostro futuro. Tra l'altro, ragazze e ragazzi, è un momento sicuramente bello per la nostra comunità, una ripresa anche di quella che è la normalità, e quindi non potevamo che esserci. Per la prima parte del telegiornale è tutto, vi lascio adesso con l'ultimo ospite nei nostri studi di Udine in compagnia del collega Edoardo Anese. A seguire il meteo e dopo un piccolo break pubblicitario tutte le altre notizie e gli approfondimenti che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Grazie per averci seguiti, ma non cambiate canale perché l'informazione su Telepordenone continua. Cristian Sergo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito, buona serata. Facciamo un po' il punto, perché i fatti di cronaca parlano chiaro, sono diversi, sono 2 per l'esattezza, i mortali a distanza di meno di 24 ore, c'è sicuramente da prendere una ferma presa di posizione.
Ma sulla sicurezza stradale credo che non se ne parli mai abbastanza. Gli incidenti delle ultime ore, a cui ovviamente vogliamo esprimere piena solidarietà anche le famiglie delle vittime, perché poi tante volte si leggono sui giornali queste cose, però effettivamente sono tragedie vere e proprie. Noi da tanti anni abbiamo cercato di porre l'attenzione sia sul problema della sicurezza stradale sia sulla sicurezza nei posti di lavoro, anche in consiglio regionale, proprio perché riteniamo che più se ne parli meglio è, e quindi anche da parte della politica cercare di fare formazione e informazione per far capire alla gente che purtroppo di queste cose si muore e basta una minima distrazione, e sappiamo anche quante volte i nostri cittadini e gli autisti alla guida vengono distratti o dal cellulare, certo, o da qualsiasi altro mezzo, e si può ovviamente arrivare anche a queste cose che sicuramente vanno evitate. Anche perché insomma è giusto che la politica, come anche altri enti, ad esempio le forze dell'ordine, facciano opere di sensibilizzazione soprattutto nei confronti dei più giovani. Certo, partire dalle scuole è fondamentale, vengono fatti spesso e volentieri anche incontri e corsi, però come detto più se ne fanno meglio è, proprio per far capire ai ragazzi non solo quelle che sono le regole ma anche e soprattutto quelle che possono essere le conseguenze, conseguenze tante volte fatali di questi incidenti. Anche perché vediamo adesso ultimamente, fortunatamente anche se ne stanno verificando meno, ma sono frequenti anche gli incidenti sul lavoro, anche lì ci vuole una forte sensibilizzazione. Sì, esatto, ma come abbiamo sempre detto, controlli e sensibilizzazione per fare prevenzione, poi e quindi prevenire tragedie deve essere l'obiettivo anche della politica. Noi avevamo fatto sia mozioni per quanto riguarda la sicurezza stradale che per la sicurezza sul mondo del lavoro, proprio in tal senso. Maggiori controlli non vuol dire per forza fare maggiori multe, però ovviamente ci sono anche possibilità di prevenire gli incidenti a livello stradale, anche magari abbassando i limiti di velocità di alcune nostre strade, ma anche nei centri storici. Grandi città europee stanno praticamente portando tutto il centro storico alla misura di 30 km orari. Noi siamo molto lontani da questo punto di vista, e poi sappiamo anche qual è l'attenzione o non attenzione che vengono date a biciclette, ciclabili e quant'altro. Udine è un caso abbastanza particolare da questo punto di vista, per cui, come detto, c'è molto da fare anche sulla sicurezza del mondo del lavoro, e poi, come dicevamo anche poco fa, sono anche due mondi legati, perché spesso e volentieri chi lavora è anche vittima di incidenti stradali, per cui è doppiamente a rischio da questo punto di vista. E poi insomma, restando sempre in tema di tragedie, nelle scorse ore è venuto meno anche Boris Paori, insomma è stato veramente un portatore della storia del Novecento. Sicuramente è un testimone di quelle che sono state altre tragedie del secolo scorso, ha avuto la forza ovviamente di ricordare a tutti quanti quanto è avvenuto, proprio perché anche lui era spinto ovviamente dal motto che prevenire è meglio che intervenire successivamente, quindi fare informazione su quanto avvenuto è stato sicuramente importante, per cui anche noi abbiamo espresso il nostro cordoglio e anche in questo caso la solidarietà alle famiglie, ma anche alla comunità slovena che ovviamente lo conosceva molto bene. Grazie allora Cristian Sargo per essere stato con noi oggi, grazie. Grazie a voi, buona serata. Linea che può tornare a Pordenone. ARPA Friuli Venezia Giulia. Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. La circolazione depressionaria sull'Europa centro-settentrionale determina l'afflusso di aria fresca in quota sulla regione, favorendo locale e temporanea instabilità. Da mercoledì prevarrà l'anticiclone caldo, ma l'atmosfera manterrà una certa instabilità pomeridiana. Andiamo nel dettaglio. Martedì 31 maggio, nuvolosità in genere variabile con possibili locali piogge o temporali, più probabili nel pomeriggio sulla zona montana, non esclusi già tra notte e mattino sulla costa, venti a regime di brezza. Le temperature, le minime sulla pianura tra 13 e 16, sulla costa tra 15 e 18 gradi, le massime sulla pianura tra 24 e 26, sulla costa tra 21 e 23 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 13, a 2000 metri 6 gradi. Mercoledì 1 giugno, su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso, sulla zona montana nuvolosità variabile, possibili locali rovesci o isolati temporali nel pomeriggio, specie sulla zona montana e pedemontana, soffieranno venti di brezza. Le temperature,
le minime sulla pianura tra 14 e 17, sulla costa tra 17 e 20 gradi, le massime sulla pianura tra 26 e 28, sulla costa tra 22 e 24 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 15, a 2000 metri 8 gradi. Grazie, a domani! Gentili telespettatori, ben ritrovati dalla nostra redazione di Udine Gorizia e Trieste di Telepordenone. Apriamo subito questa nuova edizione del nostro telegiornale perché ieri un minorenne di Butrio è caduto nella scarpata verso il greto del fiume Tagliamento da un'altezza di circa 6 metri. Il ragazzino di soli 10 anni stava percorrendo assieme ad un genitore un tratto della ciclabile Pioverno Cavazzo in bicicletta quando ha perso il controllo della due ruote precipitando giù. Sul posto la SORES ha inviato del soccorso regionale, la stazione di Udine del soccorso alpino, i vigili del fuoco e l'ambulanza. Il giovane non ha riportato traumi gravi, è stato sistemato nella barella portantina e caricato sull'elicottero che attendeva sul greto del fiume per essere condotto all'ospedale di Tolmezzo per i controlli del caso. Le operazioni si sono svolte tra le 17 e le 17:30. Domenica 29 maggio, ieri, un uomo di 52 anni ha inghiottito un orologio e l'equipe medica e infermieristica della struttura di gastroenterologia del Santa Maria della Misericordia di Udine è riuscita ad estrarlo dallo stomaco, evitando al paziente possibili complicazioni legate al passaggio dell'oggetto lungo il tratto digestivo. Nell'inventario dei corpi estranei ingoiati si contano anche i bocconi di cibo, spesso in pazienti con problemi di patologie dell'esofago. Qui a Udine interveniamo su 30-35 casi all'anno, spiega la dottoressa Deborah Berretti, direttore della struttura di gastroenterologia del Santa Maria della Misericordia di Udine. Di questi 10 o 15 riguardano i bambini, mentre per il resto si tratta di persone adulte. Il 70% sono ingestioni accidentali e il 30% volontarie. Incidente in mattinata intorno alle 8:30 lungo il raccordo autostradale RA13 all'altezza dell'uscita di Trebiciano. Per cause al vaglio della polizia stradale, un'auto è uscita di strada accappottandosi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina e il personale sanitario che ha preso in carico la conducente, uscita autonomamente dall'abitacolo ma rimasta ferita. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e il tratto incidentato. Presentata oggi la nona edizione della Notte dei Lettori, piazza protagonista come luogo di incontro e dialogo, collegamento con la Transalpina di Gorizia, 65 eventi e oltre 100 i protagonisti. Sentiamo il servizio. Assessore, importante festival, la Notte dei Lettori, che andrà a promuovere la cultura in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Beh, intanto devo dire che ho avuto una piacevole sorpresa nel vedere la ricchezza del programma e il fatto che sia coinvolto anche una parte del territorio e in particolare che ci sia un link con Gorizia è veramente confortante, perché vuol dire che stiamo partendo col piede giusto per arrivare al 2025, che è un grande traguardo, ma è un grande traguardo che, se sapremo lavorare bene e impegnare tutta la regione in questo grande traguardo, si potrà tradurre in una ricchezza culturale, ma non solo, anche economica, e anzi alla seconda che mi riferisco, per tutta la regione. Assessore Cicolotto, un ricco calendario di eventi e di serate in programma per la Notte dei Lettori. Sì, ricchissimo, sono tantissimi gli appuntamenti, 3 giorni, 10, 11 e 12 giugno qui a Udine, nelle librerie, nelle piazze, in tanti altri luoghi, momenti di incontro con tanti autori più diversi, c'è chi scrive romanzi gialli, c'è chi fa il corrispondente di guerra, c'è insomma un po' di tutto, e ci sono incontri dedicati ai più giovani, perché c'è tanto anche editoria, c'è tanta editoria per i bimbi, ma anche
per le persone anziane, per quelli che amano lo sport, per dire, cioè, ci sono tanti tanti incontri che animeranno la città dopo una serie di incontri, un'anteprima della notte dei lettori che è stata sviluppata in più di 20 comuni, e c'è una partecipazione corale di amministrazione, di librai, di bibliotecari, di editori e anche di associazioni culturali, perché avremo anche un po' di musica, avremo un po' di spettacolo anche dal vivo che animerà la città. Questo per riprendere il gusto di incontrarci, di stare assieme, di ascoltare delle cose interessanti, ma anche di divertirci semplicemente. Ecco, sentiremo anche i racconti e i resoconti di guerra che arrivano direttamente dall'Ucraina, insomma promuovere anche la cultura attraverso valori di pace e di libertà. Assolutamente sì, la cultura è libertà, è stato sottolineato in maniera evidente da tutti coloro che sono intervenuti quest'oggi, in particolare dall'assessore regionale, dottoressa Tiziana Gibelli. La cultura è libertà, noi non siamo quelli del pensiero unico certamente, ecco, pur nella diversità delle opinioni, ecco, noi pensiamo che la diversità delle opinioni crediamo costituisca una forza per poter andare avanti, per crescere, per potersi sviluppare. Ecco, dove c'è ovviamente la dittatura, dove c'è l'aggressione, la violenza, lì la libertà non c'è, la cultura non può progredire, mi pare del tutto evidente. Lo sappiamo, però nello stesso tempo, per quanto lo sappiamo, vediamo che dobbiamo sempre riaffermare questi valori. Perciò è importante, credo, parlarne, discutere e mettere anche i punti fermi nei confronti di quelle che sono le vicende che si sviluppano nel mondo. Credo che sia sotto questo aspetto molto significativo ed importante che la notte dei lettori di quest'anno si colleghi a Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura. L'originalità del progetto di quest'anno è che vede unite le due città, Udine e Gorizia, proprio per dare un segno. Avevamo un muro fino a qualche anno fa proprio che tagliava la piazza della Transalpina a Gorizia. Ecco, noi vogliamo che questo muro non venga ricostruito un po' più avanti, ecco, questo tanto per essere, perché purtroppo i muri non portano niente di buono. La notte dei lettori, un altro giorno dedicato alla cultura e alla lettura, un ricco calendario di eventi in programma, quanto impegno c'è stato dietro? Tanto impegno, ma tanto entusiasmo, ci abbiamo creduto, abbiamo scelto un tema che abbiamo sentito profondamente. Dalla Agorà alla Transalpina sotto il cielo di Piazza Libertà, e questo è il titolo del festival di quest'anno. Siamo partiti dalla Transalpina, abbiamo guardato questa piazza che unisce Italia e Slovenia, unisce ciò che un tempo era diviso, e l'abbiamo presa proprio come piazza, luogo di incontro tra culture. Allora ecco l'Agorà che rappresenta proprio la storia della piazza nel corso dei secoli, dei millenni, e quindi la piazza che si declina in tutte le sue forme, no? Avremo la piazza della manifestazione, la piazza del mercato, la piazza del noir, del giallo, giocheremo un po' sul tema delle piazze, la piazza virtuale, dei social, e poi sotto il cielo di Piazza Libertà, che è appunto nel titolo di questo festival. Piazza Libertà è la piazza di Udine, cuore pulsante della notte dei lettori, insieme a tante altre arterie che sono la biblioteca, le librerie, ma è anche la piazza in cui si svolgono ovviamente tante attività, ma è anche la piazza di Kharkiv, e il presidente dell'Ucraina ha dichiarato che tutte le piazze dovrebbero simbolicamente chiamare nome e chiamarsi Piazza Libertà. Allora questo tema assume, questo titolo assume un significato, un messaggio diverso. Rifletteremo di Europa, di confini, di Ucraina, con degli inviati come Biloslavo, come Romoli, e poi avremo Toni Capuozzo, avremo Raul Pupo per parlare di confini, ma ci sarà anche tante iniziative festose per i piccoli, per i grandi, letture, caccia al tesoro, giochi, e quindi ci sarà anche la festa. La Biblioteca delle Nazioni Unite del Polo di Gorizia dell'Università di Trieste è una delle tre biblioteche universitarie in Italia a ricoprire l'importante ruolo insieme a Milano e a Padova, riconosciuta come depositaria delle Nazioni Unite. Una delle 350 distribuite in 135 paesi, raccoglie pubblicazioni ufficiali dell'Assemblea Generale del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale e tante pubblicazioni degli enti affiliati ONU, un patrimonio che valorizza ulteriormente i corsi di scienze internazionali, diplomatiche, di diplomazia e cooperazione internazionale attivi nel polo goriziano. Il trasferimento della biblioteca dalla sede universitaria di Trieste e il suo allestimento a Gorizia è uno dei risultati del progetto Pace, Diritti Umani e Nazioni Unite.
Un'estate visitando Udine tra natura e cultura, questo è il titolo del nuovo progetto ideato dalla Proloco di Udine per far conoscere i luoghi e le peculiarità che ha ad offrire la città, un'occasione anche per valorizzare e incentivare le attività economiche. Sentiamo il servizio. Assessore, importante ciclo di visite guidate organizzato dalla Confesercenti, un modo quindi anche per dare lustro a Udine e alle attività commerciali del territorio. Sì, qua c'è il coinvolgimento anche della Proloco Città di Udine, che fra i suoi obiettivi è proprio quello di rilanciare la città con 1000 iniziative che coinvolgano gli esercenti della città, ma che soprattutto puntano a valorizzare quello che è il nostro patrimonio storico, artistico, culturale e anche ambientale, perché diversi venerdì, diciamo, con partenza da giugno fino a settembre, per 7 venerdì dalle ore 18, ci saranno delle visite guidate che andranno dalla prefettura di Udine, che verrà inaugurata proprio il 2 di giugno, per terminare poi con le rogge di Udine, tutta una serie di altri appuntamenti, la Chiesa del Carmine, che ogni venerdì vedranno coinvolti i turisti e anche i cittadini di Udine alla scoperta delle bellezze della nostra città. Un modo quindi per sfruttare anche quello che viene chiamato oggi il turismo verde sostenibile, no? La scoperta della città. Sì, un turismo slow, un turismo sostenibile, un turismo che si adatta alla nostra città, dimensione Duomo, e che fa conoscere ai turisti, ma anche ai tanti cittadini, quelle che sono le nostre bellezze. Ecco, quindi un modo per passare piacevolmente un venerdì pomeriggio, sera, e nel contempo dare anche un sostegno all'attività economica. Importante ciclo di visite guidate organizzato dalla Proloco di Udine, un modo per rilanciare ulteriormente l'attività e le bellezze del territorio di Udine. Sì, la Proloco Città di Udine è nata 2 anni fa proprio per affiancare il Comune nelle sue iniziative e anche per dare spazio ai borghi, alle periferie, oltre che al centro storico. Quindi ormai sono un paio d'anni che facciamo delle iniziative, tutte che hanno riscontrato un ottimo successo, devo dire, dall'organizzazione delle luminarie natalizie a Udine a visite guidate di ogni tipo e una forte propensione all'unione fra l'arte, la cultura e l'enogastronomia, che sono dei punti di forza della nostra città. Un modo quindi per mettere in risalto tutte le peculiarità della città? Sì, per esempio quest'estate, partendo dal 3 di giugno, abbiamo 7 iniziative molto importanti. Ad esempio il giorno 3 di giugno sarà una visita guidata alla prefettura, il giorno 24 al Conservatorio Jacopo Tomadini, poi il 1 di luglio ci sarà una visita alla Chiesa del Carmine con un bellissimo coro nel chiostro della chiesa, poi visiteremo il manicomio per fare la storia dell'iter della legge Basaglia e far capire qual è stato l'iter e la crescita anche dal punto di vista culturale da questo punto di vista. Poi visiteremo un bellissimo parco, poi ancora visita al Teatro Giovanni da Udine e per finire il 30 di settembre con le rogge di Udine, per chiudere così questa iniziativa che vuole unire l'arte, l'enogastronomia e anche la natura. Oggi abbiamo intervistato anche il presidente di Confesercenti Udine, Marco Zoratti, in merito al tema del distretto del commercio di Udine. Sentiamo le sue parole. Presidente, anche la Confesercenti è coinvolta nel tavolo per quanto riguarda la creazione del distretto del commercio di Udine, traguardo molto importante per la città e per tutte le attività imprenditoriali del territorio. Sì, il distretto del commercio di Udine, che ha come perimetro proprio il comune, i confini del comune di Udine, scelta azzeccatissima secondo noi da parte del comune per le dimensioni di Udine, che sono adatte ad avere un unico manager del distretto che possa seguire sia la parte centralissima di Udine con le promozioni che poi verranno decise, che anche i borghi piuttosto che le periferie, e quindi la misura di questo distretto del commercio è adatta dal punto di vista proprio della gestione successiva alla partenza di questa importantissima iniziativa, perché i distretti del commercio sono quello strumento che consentirà ai comuni per i prossimi 10 anni
la gestione di danari che arriveranno vuoi col PNRR e con altre forme di sovvenzione da parte della regione. Quale sarà di fatto il ruolo della Confesercenti? Di proposta, noi abbiamo assieme alla Confcommercio, devo dire, assieme alla Confartigianato assieme al CNA, oltre che l'Università, abbiamo contornato questo tavolo e stiamo accompagnando il Comune nell'individuazione di quelli che saranno gli argomenti. I nostri argomenti specifici sono ovviamente il commercio, i pubblici esercizi, il marketing e tutto quello che riguarda la promozione e l'idea di creare incoming, quindi turisti che vengono a visitare la città di Udine, unendo, questo è il nostro obiettivo, la cultura e l'arte con l'enogastronomia. Anche perché insomma per raggiungere questi importanti obiettivi era fondamentale di fatto istituire questa sinergia tra le varie realtà. Sì, altri comuni hanno fatto delle scelte diverse, si sono affidate magari ad una sola associazione di categoria. Noi troviamo invece impeccabile l'atteggiamento del Comune di Udine, che ha capito bene che assieme si lavora meglio e si possono trovare le giuste sinergie per sviluppare e concordare delle strategie vincenti. Da oggi, 30 maggio, si aprono le iscrizioni per i servizi educativi erogati dal Comune di Udine nelle scuole statali primarie cittadine. Le domande di preaccoglienza, post-accoglienza dopo scuola per l'anno scolastico 22-23 dovranno pervenire entro il 18 luglio 2022. Si tratta di servizi educativi di forte impatto sulle famiglie udinesi, afferma l'assessore all'istruzione Elisabetta Marioni. Importanti sia per conciliare i tempi di vita e di lavoro dei genitori che per rispondere alle esigenze di socializzazione e crescita dei bambini, soprattutto a seguito del periodo pandemico che ha ridotto le possibilità di interazione tra coetanei. L'assessore prosegue raccomandando agli interessati di provvedere ad iscriversi nei termini, perché ciò permetterà al servizio istruzione di organizzare al meglio i servizi per il prossimo anno scolastico e soddisfare tutte le richieste pervenute entro il 18 luglio, se le condizioni generali lo consentiranno. E ancora Udine, un giro di vite nel senso letterale del termine, è stato impresso in mattinata dal personale del CAFC per dimezzare i consumi dell'acqua del campo nomadi di Via Monte 6 Busi. L'operazione è avvenuta intorno alle 9 di mattina alla presenza dell'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani e degli agenti della locale. Nelle scorse settimane era stata avviata la prima parte dell'intervento con il rifacimento del pozzetto dell'acqua sul suolo comunale all'esterno del campo nomadi. Ciani spiega: abbiamo finalmente ripristinato una condizione di equità, il servizio di fornitura dell'acqua è garantito, ma la stagione degli sprechi è finita. Il campo nomadi si beve letteralmente circa 100.000 litri di acqua al giorno. Lo scorso anno il comune ha pagato 26.000 euro per questo consumo spropositato e irragionevole. Non siamo disposti a continuare a pagare conti del genere. La quota vitale di acqua è stimata in 50 litri al giorno a persona. Il CAFC ha stabilito una soglia di 200 litri al giorno. Di fatto il campo nomadi, conclude Ciani, consumava acqua come se fosse una piscina olimpica. E prosegue nel mentre anche l'attività dell'Arlef a favore della certificazione linguistica per la lingua friulana. L'agenzia ha pubblicato un bando per soli titoli per la partecipazione al corso concorso, attraverso il quale si punta ad individuare i certificatori delle commissioni di esame per attribuire i livelli di conoscenza della lingua friulana in attuazione del quadro comune europeo sulle lingue. Il bando è destinato ai maggiori di 18 anni con un'ottima conoscenza della lingua friulana parlata e scritta. Le candidature potranno pervenire entro il 9 giugno. I partecipanti al corso concorso, che avranno ottenuto la certificazione di competenza della lingua friulana corrispondente al livello C2, saranno scelti dall'Arlef per la costituzione delle commissioni di esame per la certificazione. Da una città romana a un'altra, l'itinerario della mostra regionale sull'artigianato artistico si sposta all'interno dei confini del Friuli e dopo le tappe dell'anno scorso ad Aquileia e Gorizia, quest'anno ha scelto Cividale del Friuli all'interno della chiesa di Santa Maria dei Battuti, dove l'esposizione è stata inaugurata lo scorso giovedì. Le città invisibili, questo è il titolo della mostra, che conta su ben 34 opere di altrettante botteghe artigiane della regione, sarà visitabile fino al prossimo 17 di luglio.
Questa mostra arriva dopo due anni di pandemia, in un 2022 che ha visto l'esplosione del terribile e divisivo conflitto in Ucraina. In questo sofferente scenario internazionale, ha detto al taglio del nastro la capogruppo dell'artigianato artistico di Confartigianato Udine e Friuli Venezia Giulia, Eva Seminara, la nostra mostra si fa testimone di un messaggio diametralmente opposto, celebra l'unità pur esaltando le differenze, la diversità delle lavorazioni, l'unicità dell'artigianato. Prefettura di Trieste e ABI unite nelle iniziative di prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela. Sentiamo il servizio. I prefetti di Trieste, Annunziato Vardei, il dottor Marco Iaconis dell'ABI, hanno sottoscritto quest'oggi il protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela. La presenza del questore, del comandante provinciale dei carabinieri e del comandante provinciale della Guardia di Finanza. La firma si inserisce in una proficua collaborazione già avviata da tempo tra prefettura, forze di polizia e ABI. Il protocollo prevede in particolare la segnalazione da parte delle banche alle forze di polizia di ogni potenziale fattore di rischio per la sicurezza, nonché la comunicazione attraverso l'apposito database del centro di ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine delle informazioni sulle rapine che si verificano. Le banche assumono inoltre l'impegno a dotare le proprie dipendenze di una serie di sistemi, tra cui obbligatoriamente la videoregistrazione, il dispositivo di custodia valori ad apertura ritardato, il dispositivo di erogazione temporizzata del denaro. Particolari misure sono inoltre previste a protezione degli sportelli automatici, gli ATM. Una specifica attenzione viene prestata alla prevenzione delle truffe, specie nei confronti della popolazione più anziana, nonché ai rischi multivettoriali, ossia quelli che integrano violazioni e danni delle banche di tipo fisico con attacchi di tipo informatico, prevedendosi in questo ambito anche il coinvolgimento del servizio della polizia postale e delle comunicazioni. Nell'ambito delle previsioni del protocollo assume infine particolare significato il censimento dei dati relativi agli apparati di videosorveglianza e le misure di protezione adottate in modo da realizzare una mappatura unica nazionale dei sistemi di sicurezza a vantaggio dell'azione di prevenzione e investigativa delle forze di polizia. Le politiche messe in atto dal Friuli Venezia Giulia a favore della famiglia presentano un fiore all'occhiello della regione. A livello nazionale, in questo territorio continua a essere altissima l'attenzione nei confronti dell'evoluzione delle tematiche legate al mondo del lavoro, all'occupazione femminile e giovanile, dallo stato sociale al bilanciamento dei tempi di vita e impegno lavorativo. Questo quanto è emerso in mattinata a Trieste durante l'incontro organizzato dalle Generali dedicato al welfare aziendale, agli strumenti nazionali e regionali in grado di favorire la natalità e l'armonizzazione dei tempi. Casa Occupazione, che ha visto la partecipazione del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, presente invece per la Giunta regionale l'assessore all'istruzione e famiglia Alessia Rosolen. E con questo era davvero tutto, grazie per averci seguiti, appuntamento a domani, nuova edizione del nostro telegiornale, adesso piccolo break pubblicitario, dopo linea al Veneto, grazie, buon proseguimento di serata qui su Telepordenone. Continua il telegiornale di Telepordenone. Per la prima volta dopo alcuni mesi il Veneto non ha registrato alcun decesso per Covid-19, lo si apprende dal bollettino odierno di Azienda Zero. Era dal 7 di ottobre scorso che non accadeva, 386 i nuovi casi segnalati. Intanto una ricerca clinica condotta in Veneto tra maggio e dicembre 2021 ha evidenziato che in questo arco di tempo il 74% dei ricoverati in terapia intensiva per Covid non era vaccinato contro l'infezione. Il tasso di ricovero nel tempo ha mostrato un brusco e marcato aumento degli accessi in terapia intensiva di questi malati nella seconda metà dell'anno, in concomitanza con un forte incremento dei contagi negli ultimi mesi del 2021. È stato condotto lo studio dall'Università di Padova sui ricoveri per il virus a seconda dello stato vaccinale nelle unità di terapia intensiva del Veneto. La ricerca è stata pubblicata ora sulla rivista JAMA Network Open. Il tasso di ricoveri in terapia intensiva di chi si era sottoposto a ciclo vaccinale completo, almeno due dosi, si è mantenuto basso e stabile per tutto il periodo.
Scarpe sneakers di un noto marchio italiano contraffatto, vendute online a quasi 300 euro in meno rispetto al prezzo normale. Quanto ha scoperto la Guardia di Finanza, che nelle ultime ore ha denunciato due trevigiani per ricettazione e contraffazione. La coppia avrebbe utilizzato un account Facebook e un canale Telegram dove era possibile ottenere il book fotografico della merce. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, le sneakers erano commissionate dagli indagati a fornitori con sede in Cina che le spedivano a Treviso dopo averle personalizzate in base alle richieste. Dopo il pagamento i clienti le ricevevano direttamente a casa tramite corriere. Gli acquirenti sono stati individuati in varie province, Bari, Padova, ma anche Pordenone, Treviso, Venezia, Udine e Vicenza. Tutti hanno ricevuto una multa che va dai 100 ai 7.000 euro per incauto acquisto di merce contraffatta. Nell'abitazione dei due trevigiani la Guardia di Finanza ha sequestrato merce già pronta per la spedizione e telefoni utilizzati per la gestione online della rete di commercio illegale. Un paio di scarpe di quel tipo solitamente costa attorno ai 500 euro e si poteva avere a 200 euro. L'operazione è nata a seguito della denuncia presentata dall'azienda marchigiana proprietaria del marchio. Un 26enne del veneziano e un 23enne del trevigiano sono stati denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza durante i controlli effettuati nel corso della notte appena trascorsa. Il primo è stato fermato nella zona di Roncade e il secondo a Treviso. Erano in evidente stato di ebbrezza alcolica alla guida delle rispettive autovetture, inevitabile per entrambi il ritiro della licenza di guida. E c'è davvero grande cordoglio a Chioggia per la morte avvenuta ieri del 52enne imprenditore Gianluca Fasolin, deceduto attorno alle 7 allo stabilimento Stella Maris di Sottomarina, travolto da una palma. L'imprenditore, secondo quanto emerso, stava cercando di raddrizzare con il supporto di un operaio l'albero piegato dalla forte bora che poi gli è caduto fatalmente addosso. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei sanitari del SUEM 118. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato. E uno dei nemici più sentiti nel corso di quest'ultimo periodo, dominato dalla pandemia ma anche dalla guerra in Ucraina, è certamente l'emergenza cibo. Andrea Segre, che è un agronomo ma anche ordinario all'Università di Bologna, ne ha parlato a San Donà di Piave nel corso del Festival della Bonifica Terre Volute. L'obiettivo è quello di sviluppare una coscienza alimentare nuova. Lo sentiamo. Questo terzo di ciò che si produce, che non arriva ai nostri piatti a livello globale, oggi in una situazione drammatica di crisi alimentare dovuta al conflitto ucraino-russo da una parte e dall'altro la coda della pandemia che comunque è ancora in corso, è veramente, diciamo, ci deve fare riflettere, e forse il primo comandamento laico in questo momento dovrebbe essere non sprecare, poi ovviamente cercare anche di risolvere gli altri problemi. A livello italiano siamo sui 500 e passa grammi a settimana pro capite, sono circa 30 kg all'anno. Per dare un raffronto, negli Stati Uniti è 3 volte di più, in Canada è quasi il doppio. Siamo il paese che spreca di meno. Questo ci deve rendere anche così contenti, però se poi andiamo a vedere cosa ci sono in questi 500 e passa grammi a testa, troviamo la frutta, la verdura, il pane, il latte, le uova, quindi dobbiamo non sprecare anche noi, anche se siamo un po' più virtuosi degli altri. Professore, se dovessimo dare una cifra in termini di euro rispetto a quanto buttiamo via? Solo lo spreco domestico in Italia vale 7 miliardi, è un mezzo punto di PIL. Se prendiamo tutta la filiera campo tavola siamo un po' più di 10 miliardi, però questo 7-10 ci fa capire che il 70% di ciò che si getta via dalle aziende agricole fino al consumo extradomestico sta proprio a casa nostra, quindi la prima azione da fare è quella di non sprecare a livello domestico. L'emergenza in Ucraina porta anche un'emergenza sull'approvvigionamento di grano. Questo cosa significa? È una situazione drammatica in realtà, che nelle prossime settimane, se non si risolve, cioè se non si riesce a
portare via il grano che sta bloccato nei porti dell'Ucraina e, diciamo, i paesi che dipendono da quel grano, e sono soprattutto quelli in via di sviluppo, il Nord Africa, Medio Oriente, anche qualche paese asiatico, incominceranno a rivoltarsi perché manca il pane. Un film peraltro già visto, basta ricordare un po' più di 10 anni fa le primavere arabe, cosa è successo. Ecco, questa situazione va assolutamente scongiurata, e l'arma grano, pane, geopolitica, l'URSS, avrei dovuto dire la Russia, ma non, diciamo, la politica è molto simile a quella imperialista dell'impero sovietico, appunto, sono cose che sono già successe, se la sta giocando proprio in questi termini. Epidemia aviaria, ha firmato il decreto per gli interventi a sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di restrizione del periodo che va dal 23 ottobre al 31 dicembre scorso. Il decreto è stato firmato dal ministro delle politiche agricole, ora è al vaglio della Corte dei Conti. È prevista l'anticipazione degli indennizi per i danni indiretti per un importo di 40 milioni di euro, consentendo di risarcire fino a un massimo del 25% il danno determinato. Gli esperti lo chiamano Scipione in riferimento al militare romano che condusse la fortunata campagna d'Africa contro il generale cartaginese Annibale, ma meteorologicamente parlando è l'anticiclone che porterà in tutta Italia temperature e roventi, a cominciare dal sud e via via verso il nord partendo dal Mediterraneo. Si raggiungeranno punte anche di oltre 30 gradi nel Triveneto da metà settimana. Andrà peggio sulle isole, in rialzo termico è iniziato da oggi dopo qualche giorno di tregua dal caldo intenso della scorsa settimana grazie al recente rinfresco. Il ponte del 2 giugno segna un weekend in arrivo con sole e temperature estive dopo un'ascensione con tanta gente sulle spiagge, ma con il clima non propriamente idoneo. Tuttavia, come vediamo dalle immagini, ciò che resta sono arenili che in alcune zone, parlando dell'Alto Adriatico, a causa delle mareggiate hanno riportato danni ingenti con milioni di metri cubi di sabbia erosa dal mare. A Jesolo, principalmente in zona Pineta, mentre a Bibione, nell'area centrale di Piazzale Zenit, si conta uno scalino di oltre un metro. Dopo gli scontri del 13 marzo scorso a Castelfranco Veneto, prima del match di eccellenza tra Giorgione e Bassano, il questore di Treviso ha individuato dapprima alcuni responsabili della zuffa e ora ha emesso altri tre provvedimenti d'aspo per 3 anni nei confronti di altrettanti ultra del Bassano che prima del match avevano dato vita ai violenti scontri all'esterno dell'impianto sportivo. Analogo provvedimento è già stato preso per 9 ultra della squadra trevigiana. A proposito di sicurezza, a Jesolo è stato un altro fine settimana caratterizzato da violenza ed in particolar modo da uno scontro tra un gruppo di giovani anche con feriti. Oggi l'amministrazione comunale annuncia il ritorno del progetto Spiagge Sicure e gli steward in Piazza Mazzini. E intanto, a proposito di Piazza Mazzini, oltre chiaramente all'arenile, dal 1 giugno al 28 agosto è stato predisposto un servizio di vigilanza notturna nell'area. Gli agenti saranno operativi dal venerdì alla domenica e nelle notti dei giorni festivi, dalla mezzanotte alle ore 6. Nella proposta, la valenza di tale servizio è quella di fare da deterrente a episodi di scontri e atti di vandalismo in genere. L'Ordine dei giornalisti del Veneto intanto ha acquisito questa mattina il video finito al centro delle polemiche dopo la partita di calcio tra Cosenza e Vicenza. Al termine del match, nel corso di una diretta televisiva, la giornalista dell'emittente TVA, Sara Pinna, si era rivolta a un bambino e al padre con la frase «Non ti preoccupare che venite anche voi in pianura a cercare qualche lavoro» in risposta al «Lupi si nasce» pronunciato dal piccolo tifoso dopo la partita. Il video
video, spiega l'ordine in una nota, verrà trasmesso nei prossimi giorni ai consigli di disciplina territoriali. Intanto, attraverso l'home page del sito di TVA sono state rese pubbliche le scuse della giornalista dopo la frase. È una battuta infelice che potevo evitare, si legge, che ha dimostrato una mancanza di tatto e di gentilezza. Mi scuso con il bambino, con la famiglia e con tutti coloro che si possono essere sentiti offesi. Al via sotto il segno della Bora, la 48esima edizione della 500. Sentiamo. È partita sotto il segno della Bora la 48esima edizione della regata La 500 Trofeo Pellegrini. Le previsioni meteo hanno suggerito il rinvio di 48 ore della partenza e così il tutto è stato rispettato. La perturbazione nord atlantica con l'ingresso del fronte freddo, sebbene con intensità minore rispetto a sabato, ha consegnato ieri un avvio di regata come non si vedeva da anni. Cielo coperto, vento di bora attorno ai 20 nodi, onda formata e secchie d'acqua salata con equipaggi in cerata e rande con una o due mani di terzaroli. La flotta ha viaggiato compatta con prua verso Sansego, raggiunta nella nottata, per poi far rotta verso San Domino alle isole Tremiti. Tutta la regata è aperta secondo le previsioni meteo. La prima parte dovrebbe essere caratterizzata da venti sostenuti, mentre da domani bisognerà fare attenzione alle termiche per mantenere le posizioni dominanti. Il termine ultimo per concludere le 500 miglia del percorso è fissato per le ore 12 di sabato 4 giugno. Alle 19:30 in piazza Matteotti a Caorle si svolgeranno le premiazioni. La 500 è una regata molto impegnativa, anche fatta in equipaggio e quindi non solo la 500x2 come nasceva originariamente, è comunque una regata lunga, complicata, che porta gli equipaggi a confrontarsi sia con il meteo, abbiamo anche visto che sarà un meteo abbastanza importante, ma anche con se stessi, perché devono programmarsi le pause, i turni, tenere sempre sotto controllo l'andamento dell'imbarcazione e quindi giustamente una delle regate della Federazione Italiana Vela del circuito d'altura comunque efficiente e molto alto, perché è forse quella più impegnativa tra tutte. La 500 ovviamente dal punto di vista meteorologico è una regata molto aperta come al solito, molto in funzione poi dei sistemi di alti e bassa pressione come si posizioneranno. E se sarà vento appunto generato da questi sistemi oppure se saranno dei venti locali, diciamo, lungo le coste. E la strategia ovviamente è fondamentale, in modo particolare una volta attraversato l'Adriatico nel ritorno per poi appunto risalire verso la costa dapprima croata e poi istriana fino a Caorle. Ancora sport, under 15 di volley, il trionfo del volley Treviso, mentre il presidente del Veneto Luca Zaia si complimenta pubblicamente con l'Imoco under 18 per il titolo italiano a Verona e con il volley Treviso per il bronzo ad Alba Adriatica ai nazionali under 19, ecco che arriva l'oro regionale per il volley Treviso under 15. Dopo le sconfitte maturate in under 19 e under 17, stavolta gli oro granata fanno centro con gli under 15. Jacopo Bonato, rimaniamo a Treviso, ha ottenuto il bronzo ai campionati italiani giovani di Fioretto a Catania. È una bella conferma quella di ieri per la scherma trevigiana, una prova che chiude la bellissima kermesse in terra siciliana, cui va menzionata anche la straordinaria prova di Vittoria Lazzari, entrata nella finale a 8 nella spada cadette. E continuiamo con lo sport, con una sfida importante, quella che ha visto esultare il Villanova. Parliamo di calcio e andiamo nel Porto Gularese. Con il mister del Villanova, oggi al termine del primo spareggio contro il Cesarolo per la permanenza in seconda categoria. Mister, buona la prima, avete vinto 4-0. Tre occasioni pulite da rete mancate per un niente, quindi andate a Cesarolo con una certa tranquillità. Ma certa tranquillità ancora no, perché il calcio riserva sempre sorprese. Sono contento della prestazione dei ragazzi, che sicuramente l'hanno interpretata nel modo giusto, con la grinta, con la voglia, perché era una partita importantissima per noi. Valeva
tutta l'annata, però ancora abbiamo il ritorno e perciò dobbiamo pensare anche al ritorno. Adesso siamo contenti, però ancora l'obiettivo non è stato raggiunto. Oggi abbiamo avuto anche così delle occasioni importanti, si poteva chiudere la prima, abbiamo avuto anche così la fortuna che loro è stato espulso un giocatore, perciò magari un qualcosina in più è anche stato avvantaggiato. Però insomma sono contento della risposta che ho avuto in campo da parte dei miei giocatori. Chiudiamo con Porto Gruaro. La Fondazione Musicale Santa Cecilia ha organizzato giovedì 2 giugno alle ore 11 in occasione del 76esimo anniversario della Repubblica Italiana nella splendida cornice del Parco della Pace il concerto dell'Orchestra di Fiati diretta dal maestro Mauro Valente, eccellenza quest'ultima riconosciuta come una delle espressioni più autentiche del territorio, un concerto per la festa della Repubblica. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio alle nostre previsioni del tempo, buon proseguimento con la nostra programmazione, arrivederci. Martedì, residua variabilità nella prima metà di giornata, in seguito cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti cumuliformi sulle zone montane. Precipitazioni. Probabilità bassa 5-25% di piovaschi sparsi e di qualche rovescio pomeridiano sulle zone montane, un po' più probabile sulle Dolomiti. Temperature. In aumento fino a valori prossimi alla media del periodo. Venti in quota deboli moderati da sud-ovest, nelle valli variabili. In pianura moderati da nord-est fino a metà giornata, variabili dal pomeriggio, a regime di brezza lungo la costa. Mare poco mosso.